Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Trilli e oggi vi parlerò di questi motori che ho avuto l'occasione di testare. Vi sto parlando dei Toka realizzati dalla Diatone. Innanzitutto partirei parlandovi del design perché è molto particolare. Come potete notare, ricordano molto i cerchi in lega di una macchina e questa cosa l'ho trovata molto simpatica. Oltre ciò, una cosa molto utile e interessante dei motori è il fatto che hanno questa pellicola o pezzo di plastica, come lo vogliamo chiamare, nella parte inferiore, che serve a proteggere la parte interna del motore dalle viti, nel caso in cui magari le stringi troppo, rimangono comunque protette da questa plastica. E questa è una cosa piuttosto utile. Riguardo il feeling di volo, ho trovato questi motori particolarmente interessanti perché accompagnano i movimenti del drone con una fluidità sorprendente. Io li ho testati particolarmente per il mio stile di volo, che è il freestyle, e devo dire che non mi sono trovata affatto male. Ho provato i 1800 kW, che sono quelli che uso di solito. Ho usato sempre gli stessi alla quale sono abituata perché ho voluto assicurarmi di riuscire a notare al meglio le sue particolarità e differenze senza troppe difficoltà. E devo dire che non mi sono trovata affatto male, anzi, come ho detto prima, sono veramente molto morbidi e smooth come motori. Trovo che siano ottimi per un cruising, un volo smooth appunto, un volo con un cinewhoop magari. Long range anche perché appunto sono molto morbidi, ma per un volo un po' più aggressivo, magari di freestyle, in un bando, il crash test, ragazzi, nel bando, anche se comunque ha retto molte botte di crash, ne ho fatti parecchi. Alla fine mi è capitato che un motore si piegasse sul perno centrale e quindi non poteva più girare. Fortunatamente il problema era facile da risolvere cambiando la campana del motore. In questo video vi faccio vedere un altro motore vittima del mio crash test che non è andato molto bene perché si è rotto e si è anche bruciato dopo un crash. Sul cemento, sempre in freestyle, dove un'elica si è ammazzata. Io ho provato a riarmare e decollare di nuovo, ma il motore a quanto pare non ha retto e è finito per rompersi perché non riusciva più a girare e bruciarsi. Ora vi farò vedere un pezzo di video dove ho testato questi motori in un campo aperto dove avevo giusto due gru sulle quali sorvolare e non troppi problemi riguardo i crash. E noterete appunto che mi sono trovata veramente molto bene con la fluidità del volo, la risposta ai comandi era veramente ottima e su questo punto di vista mi sono trovata benissimo. Ela fica louca e quer tirar o sutiã. Chama suas amigas que são toda putiane. Perde o foco, torei na loto, chamo o loto. Sabe, meus amigos, eles não valem nada, não. Nós é o placo, só madrugadão. Já encosta gold, faz a festa na mansão. Bola que bola esse BR. Tanque tá na mão, a polícia tá louca. Ai, meu Deus, ai que calor. Marorô, ela pede por favor. Quer vir rebolar o bobô? Se ela vir, eu vou que vou. Babu, vai amor, pode vir que eu. Ragazzi, spero che questa video recensione possa esservi stata utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e commentate per farmi sapere cosa ne pensate, se li avete già provati anche voi. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima! Ai meu Deus, ai que calor, marorô, ela pede.